Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Paola, sono da sola perché Francesco sta mangiando. Quindi, come avete visto dalle immagini di copertina, questa spesa l'abbiamo fatta da risparmio casa. Però ci sono alcune delle particolarità, per questo ve lo faccio vedere. Innanzitutto, se non sei iscritto, iscriviti, così non perdi nessuno dei nostri video. Commenta se ti fa piacere, che a me fa piacere leggere i vostri video. Mettici tanti like e condividi con tutti perché non puoi sapere a chi possono essere utili i nostri video. Allora, scontrino, come vedete ho speso 52,97 euro, 1219 punti, l'assegnazione punti questa del risparmio casa non mi piace molto perché mi sembra 1000 punti 1,50 euro, cioè una cavolata proprio, pochissimo, pochissimo. Se non ricordo male, perché non l'ho ancora ben precisa, ben capita l'assegnazione punti. Vedremo se magari poi ci sarà qualcosa di interessante più avanti. Sicuramente li userò, non li porterò a scadere, a farli scadere questi punti. Cosa ho preso? Ero andata lì semplicemente per questi, 1,69 euro, perché i miei bambini li avevano finiti, prezzo standard, ahimè. Anche se da risparmio a casa io faccio sempre tantissime, tantissime, prendo tantissime offerte a prezzi veramente stracciati. Andate a vedere i miei risparmio a casa, sono veramente prodotti a prezzi stracciatissimi, da fazzoletti a 50 centesimi, fanno fazzoletti della Marvel. Il pacchetto, non il pacco questo, è la confezione quella da 6, ok? Questo è un, beh, tra l'altro, un altro pacchetto che non c'entra niente con la Marvel, ma fate conto che fosse della Marvel. Quindi di Capitan America il pacchetto era da 6, però 50 centesimi e ce ne sono ancora. Questi qua purtroppo non erano in offerta, ma mi servivano, ne ho presi 5. Poi, tra l'altro, da risparmio a casa io ho preso anche i piatti. Quindi, se vi fa piacere sapere come ho fatto la promozione, non c'è più, andate a vedere. Risparmio a casa dà sempre un sacco di belle promozioni. Adesso il volantino non l'ho visto e pazienza. Da spesa sicura volevo fare la spesa ultimamente perché ho visto delle cose a pochissimo, veramente poco. Vi farò poi la recensione, penso proprio di sì, che ve la farò. E ho trovato dei quaderni a 59 centesimi. Io questo l'ho trovato da risparmio casa a 50 centesimi. La sezione bazar che poi vedrete di spesa sicura mi costa 5,90 euro fino a un tot di chili del pacco. Questo 50 centesimi me lo sono portato a casa senza pagare la spedizione. È per Mario a settembre che farà la seconda elementare, avrà bisogno di questo tipo di quaderno e quindi, perché c'è anche quello col il righino in mezzo più piccolo, però sicuramente loro useranno questi. Ne ho presi due perché solo due ce n'erano. La ragazza mi ha detto che ne arriveranno anche altri, quindi questo 50 centesimi il quaderno, ma ce ne sono un bel po' a 50 centesimi. Poi ci sono quelli con i personaggi famosi e quelli costano di più. La candeggina che è su spesa sicura l'avevo vista a 1,40 euro, qua l'ho vista a 1,79 euro. Sono 2,5 litri e ne ho prese 4 della Risoform. La candelina che tra poco è il compleanno di Mario, questa qua azzurra, l'ha presa lui direttamente 1,50 euro, e questi palloncini 1,50 euro con scritto tanti auguri, che nella sezione quella dei prodotti per la festa, anche lì potete trovare alle volte le cose carine. E io ho fatto alcuni esempi sempre sulle mie recensioni. Queste macchinine 1 euro. Questa qui c'è l'altra, quella blu della polizia che ce l'ha Mario, che possono diventare un ottimo pensierino da fare per i regali. Ahimè, purtroppo ho per sbaglio cancellato l'ho cancellato, sapete che non mi viene il dubbio. Sì, mi sa che l'ho cancellato il video per quello che era un po' come risparmiare sui compleanni. Purtroppo l'ho cancellato, ma questo qua praticamente è una macchinina a 1 euro che potete fare come regalo di fine festa per i bimbi che verranno alla festa. Poi ci sono tantissime altre cose e vedremo se ci sono bambini che verranno alla festa di Mario e li prenderemo sperando si possa fare,
e lì prenderemo i regalini fine festa, che ci sono delle cose veramente carine, quindi state sintonizzati. Questi della Simba, che è Monge, vi ho fatto la mia recensione quando ho fatto la mia recensione dei prodotti quelli dell'Eurospin. Vi dicevano che erano Morando. Questi sono Monge, questa qua è la Morando invece. Eccola qua, Morando. Ok, questa invece è Monge. Sono le due migliori marche italiane, secondo me, non testate sugli animali e prodotto 100% italiano. Vediamo se qua ve lo dice, su quelle grosse della Monge lo dice e sul sito della Monge lo dice, sul sito della Morando andate a vedere la mia recensione dei prodotti, verso la fine trovate la recensione sulla Morando e c'è scritto che proprio i loro prodotti non sono testati sugli animali. Qua vedete c'è scritto questa manina qua, c'è scritto proprio nessuna sperimentazione sugli animali. E io la trovo un'ottima cosa. Questi li ho pagati 49 centesimi e ne ho presi due al manzo. Invece questi qua della Simba, che sono parte della Monge, che non trovo scritto qua, però se andate sul sito lo trovate scritto, sono con pollo e tacchino. Proprio vi dice comunque che è prodotto italiano. Vabbè. Qua non c'è scritto, magari lo troverete scritto perché qua è una sottomarca della Monge. Poi miglior gatto come miglior cane, nessuna sperimentazione sugli animali. Questi costano 39 centesimi, sono con salmone e tonno per i miei animali, per i miei gatti ne ho presi tre. Poi ho preso sempre per i miei animali questi qua della Simba. 39 centesimi l'uno per i gatti. Come vedete qua c'è scritto nessuna sperimentazione sugli animali, no cruelty test. Non si vede benissimo, abbiate pazienza. Nessuna sperimentazione sugli animali e sono con il pesce. Ne ho presi tre con il pesce, quindi che Simba che fa parte della Monge, come vi ho fatto vedere prima per quello grosso, e questi invece sono con il pollo, tra l'altro cotto a vapore. Non so se si legge. Se riuscite a leggerlo, cotto a vapore. Quindi questi sempre 39 centesimi e questi qua col manzo, sempre 39 centesimi, sempre prodotto italiano, sempre della linea Monge e sempre Monge.it e sempre non testato sugli animali. Lo so che non si vede, apportate pazienza. Invece per i miei cani col manzo e piselli, io a Cocco gliel'ho dato stamattina la scatoletta, poi gliela darò penso non domani ma dopodomani per evitare che abbia problemi intestinali perché lui è un po' delicato. Sto guardando se qua, ecco qua, no cruelty test, che è uno dei requisiti fondamentali per me, con piselli e manzo. Cotto, sempre questo anche a vapore, questo 79 centesimi, ne ho presi due. Poi ho fatto vedere le scatolette, infine purtroppo non ce n'era di altri tipi. Questi qua col 1,29 euro, ho controllato che siano morbidi per Cocco, sono dei bastoncini come vedete intrecciati. Purtroppo non so da dove vengano e come avrete capito, io sono un po' fissata con il non testato sugli animali e il prodotto italiano. Purtroppo su questo non ho la certezza e non ho la più pallida idea di dove siano, da dove arrivino. Però vabbè, ne ho presi due, 1,29 euro. Sempre a 1,29 euro questi qua morbidi, sempre della linea Apollo, qua al manzo. Ok, come da dargli come premietti la mattina, più che altro come colazione la mattina. Passiamo agli ultimi prodotti che sono i prodotti che mi rendono più felice, perché a parte questo qua della pasta del capitano, associazione raccomandata dall'associazione dentisti, questa della pasta del capitano. Si vede, spero di sì. Al gusto fragola perché i miei figli altri gusti non li vogliono. Della farmaceutica Ciccarelli, non mi sono mai posta il problema se fossero scopri il nuovo gioco. Wow, c'è un nuovo gioco della pasta del capitano. Cercherò di capire sul sito com'è.
scarica il nuovo gioco, l'applicazione interattiva, vabbè, i miei figli non ci giocheranno. Identifici della gamma pasta del capitano baby, pasta del capitano junior, non contengono sodio, sodio lauril solfato, tricolore per avene e conservanti. Ah, donatore di formaldeide, conservanti, donatore di formaldeide, hanno un basso indice di abrasività, particolarmente delicato ai denti dei bambini, mi fa piacere. Ero corto di bagnoschiuma, io compro o Bottega Verde o, come avevi fatto una recensione un'altra volta, questi qua dei Provenzali, come vedete, perché hanno tutte le mie caratteristiche, quindi non sono testati sugli animali, sono dalla parte degli animali, non testati sugli animali, filiera eco-solidale, 100% ingredienti naturali, con la plastica riciclata, senza ingredienti animali. C'era scritto anche da qualche parte che la plastica era riciclata, ecco qua, 100% plastica riciclata, che è un altro dei miei requisiti fondamentali. Questi costano 2,88 euro, costano un pochino, però io preferisco su queste cose spendere qualcosina in più, ma avere un prodotto che soddisfa di più i miei requisiti. Poi quando lo trovo in offerta ne faccio scorta, ovviamente. In questo momento mi servivano perché non ne avevo più. 2,88 euro. Ah, questi è l'Argan, stavo guardando dietro se erano italiano, cosmetico sostenibile, senza schifezze varie all'interno, senza parabeni, che c'era scritto da qualche parte, 100% di ingredienti, 99,70% degli ingredienti è naturale o di origine naturale, di cui il 99,01% è di origine biologica, certificata. Quindi, non testato sugli animali, made in Italy, vegano, ma per me quello importante è che non sia testato sugli animali, filiera controllata, 100% riciclabile, non sono vegana, quindi anche contenesse prodotti animali, cerco di non averlo. Infatti, se vedete, io prendo principalmente Argan, olio d'oliva e altri prodotti che non contengono prodotti animali, un po' mi fa senso, quindi sinceramente preferisco di no. E quindi ha tutti i requisiti che io voglio, quindi questo va benissimo. 2,88 all'Argan, se ci fosse questo formato all'olio d'oliva preferirei, ma non c'è. E ne ho presi 3 e 3 li ho presi questi qua al karité, che sono i due prodotti, quelli più morbidi per la pelle dei bambini. Io prendo o questo o Bottega Verde perché ha le stesse caratteristiche, e Bottega Verde però costa 4,99 400 grammi, che io prendo quello all'olio d'oliva, o al burro di karité sempre 4,99, mentre mi sembra che all'Argan 3,99, questo 2,88, però io lo prendo quando da Bottega Verde mi sta finendo il prodotto e ho dei buoni sconto da attaccare, in modo da abbassare ancora di più il valore. Come ultimissimo prodotto, che ne vedo uno solo, ma sono convintissima di averne presi due, quindi non so che fine abbia fatto l'altro, a meno che mio figlio non l'ha spostato, l'ha messo o è rimasto in macchina. Vi faccio vedere questo, che ahimè, signori di Risparmio Casa, provvedete, non esiste nel formato bagnoschiuma. Ahimè, ho fatto la recensione anche degli altri prodotti, quelli che sono per i piatti e prodotti per la detergente, per lavare i panni, per lavare i vestiti, tutti con le stesse caratteristiche, cioè made in Italy, non testato sugli animali. Quindi provvedete per cortesia a mettere il bidone, quello per il flacone, quello per la detergenza della persona, che non sia mani e viso ma sia un bagno schiuma, e dermatologicamente testato, ma non sugli animali, è già una cosa che va bene. E avevo letto che questi prodotti, eccolo qua, il tappo e il flacone sono al 100% riciclabili,
so che non si vede, però cerco di farvelo vedere in qualche modo. Questo sta scritto sopra un litro. E in caso di contatto con gli occhi riesce a sciacquare immediatamente. Quindi ha degli ingredienti che... è per il viso anche. Vabbè. Comunque lo proveremo. E secondo me quello migliore comunque è questo qua. Della linea dei provenzali e quello della linea della bottega verde, perché anche se vi finisce sugli occhi non morite, non succede niente, non dovete risciacquare immediatamente, che sono comunque ingredienti naturali al 100%, quindi male non vi fanno, a meno che voi non siete allergici al prodotto all'interno. Quello vabbè, però c'è scritto fuori. Metto tutto. Sì, il mio video finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, spero di aver visto tutto, vi mando un bacione. Se non sei iscritto iscriviti, condividi con tutti perché non puoi sapere chi possono essere utili i nostri video, mettici tanti like e commenta se ti fa piacere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!